dammi da bere. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere? Tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli t'avrebbe dato dell'acqua viva. Signore, tu non hai nulla per attingere. Il pozzo è profondo. Donde hai dunque tu cotest'acqua viva? Sei più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame? Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Signore, dammi di cotest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qua ad attingere. Ora va a chiamar tuo marito e vieni qua. Non ho marito io. Hai detto bene, non ho marito. Perché hai avuto 5 mariti. E quello che hai ora non è tuo marito. E in questo hai detto il vero. Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. E voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Donna, io ti dico, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, e la salvazione viene da giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Iddio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Io so che il Messia chiamato Cristo ha ancora da venire. E quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Io che ti parlo son d'esso.